No alla esternalizzazione del servizio di trasporto ospedaliero interno dell'ASL. Il sindacalista della CGIL Funzione Pubblica, Gennaro D'Andretta, si scaglia contro la decisione assunta dai vertici dell'azienda sanitaria di istituire una gara pubblica per il servizio di trasporto dei pazienti tra diverse strutture ospedaliere dell'ASL. Si tratta, afferma il sindacalista, di una decisione che non risponde a criteri di economicità. È stata pubblicata una gara per quanto riguarda la ricostruzione 118 che è stata inserita, mi sembra, al capitolo 3, questa gara, il servizio trasporto interno, un servizio che è nato più di 10-12 anni fa per le esigenze del nostro territorio, che avendo più strutture, c'è Nocera, Pagani, Scafati e Sarno, c'è una movimentazione di pazienti per le consulenze, per vari tipi di consulenze, trasferimenti e quant'altro. Oltretutto facciamo anche delle fuori regione, interregionale e quant'altro. Non si capisce ancora che cosa significa. Significa esternalizzare un servizio? Un servizio che è nato per un'esigenza, perché guardate, io feci una relazione in tempi non sospetti, ma sto parlando di 7-8 anni fa, che dimostrai a questa direzione che il servizio trasporto interno faceva avere a questa azienda un risparmio di oltre 1,5 milioni di euro. E gli spiegai pure come, se un paziente, invece di metterlo, e non lo si dimette perché magari deve fare una consulenza e non ci funziona il trasporto interno, rimane ricoverato altri 3 giorni, significa fino a lunedì, fate un po' voi il calcolo, 3 giorni a 700 euro, perché sembra che costi un ricovero, sono 3x7, 21. Per quanti pazienti facciamo? Adesso abbiamo chiuso l'anno 2022 con circa 1500 e rotti interventi. Voglio dire, questa la fece questa reazione per far avere l'acquisto di nuovi mezzi che erano obsoleti, ma oltre ai nuovi mezzi che occorrevano e che occorrono ancora, perché poi alla fine ne è arrivato uno solo, questo porta un risparmio economico e che la gente non rimane ricoverata in liberi posti, sia in pronto soccorso a Nocera, che già sta in quelle condizioni, ma esternalizzando il suo servizio peggiorerebbe, anche perché lo stesso direttore sanitario fu lui a reinternalizzarlo quando si resero conto che non funzionava bene questo servizio dato all'esterno.